San Giorgio e la distruzione degli idoli. Il terzo affresco della vita di San Giorgio sulla volta della chiesa parrocchiale di Treviolo raffigura il santo nell'atto di scacciare gli idoli. La leggenda racconta come il soldato cristiano Giorgio, dopo essere stato salvato dal crudele supplizio della ruota, invece di evitare la persecuzione, andò al tempio di Apollo a denunciare la vanità degli idoli. Il prefetto di Roma lo trovò intento in questo grande oltraggio all'impero romano, la cui prosperità, per i pagani, dipendeva proprio anche dal culto agli idoli. Lorelli dipinge la scena all'interno di un ambiente classicheggiante, che fa pensare ad un tempio pagano dell'epoca. La figura del santo, posta al centro della scena e in cima ad una scalinata, è colta nell'atto di benedire una statua pagana che proprio in quel momento si sta frantumando, come si può vedere nella posizione della mano destra. La benedizione del santo è resa possibile dalla sua fede granitica nel Dio di Gesù Cristo. È la fede in Gesù che distrugge simbolicamente tutti gli idoli a cui gli uomini rischiano di affidare la propria vita. Dalla grande statua d'oro esce inoltre una figura demoniaca, accennata solamente dal pittore e visibile nella parte alta dell'affresco. La benedizione del santo assume quindi anche la valenza di liberazione dal male. Che gli uomini di ogni tempo, quelli di ieri come quelli di oggi, siano tristemente dediti all'idolatria è esperienza che ciascuno di noi può cogliere nella propria esperienza personale. Quanto spesso rendiamo oggetti, persone, denaro e tante altre cose in grado di governarci e le trasformiamo in veri e propri idoli. Quante volte riponiamo in queste cose la sicurezza della nostra vita e il senso della nostra esistenza. L'episodio che stiamo osservando, così come ci viene proposto, sta a dirci di vigilare, perché in ogni situazione della vita può nascondersi il male e il demonio, colui che ci separa da Dio e dai fratelli. San Giorgio, allora, indica ai cristiani, e in particolare a quelli di Treviolo di cui è patrono, che è possibile con l'aiuto di Dio vincere nella lotta contro gli idoli. Certamente una fede capace di vincere gli idoli richiede di essere nutrita di preghiera, parola di Dio e sacramenti. San Giorgio, vincitore degli idoli, prega per noi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua.
risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua chiesa pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Dividero le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolta. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la sua misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiareranno il mondo. La terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dividero le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia.
Il mio cuore esulta nel Signore. La mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo. Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa morire e fa vivere. Alleluia. Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolta Sion e ne gioisci. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Per il giusto è sorta la luce, la gioia per i puri di cuore. Alleluia. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Nella lettura di oggi, lettura breve delle lodi, questa mattina, ascoltiamo San Paolo mentre parla ai Corinti nella sua prima lettera. E San Paolo dice una cosa molto forte per il mondo ebraico. Egli dice che il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Spero di dire con parole semplici il significato vero di questa affermazione. Vale dire, San Paolo ci mette in guardia sul grande pericolo di pensare, di meritare noi la vita di Dio perché siamo capaci di vivere completamente tutti i precetti della sua legge. La legge è un dono fatto da Dio a noi uomini per rispondere con affetto, con amore al suo amore. E quindi ciò che deve animarci a vivere la legge è l'amore, l'affetto, e non il pensare che vivendo tutti i precetti noi meritiamo dal Signore i doni più grandi che Lui può offrirci. Allora l'idolo che può manifestarsi nella nostra vita, un idolo grande, è proprio quello di mettere al centro la nostra persona come capace di darci salvezza. Cioè, cos'è questa salvezza? La vita di Dio. La vita di Dio. Ma la vita di Dio è un dono, è un regalo grande che il Signore fa senza che noi lo meritiamo, anzi, prima ancora che noi potremmo meritarci. È un dono grande a cui noi siamo chiamati ad aprire le braccia, il cuore, la nostra mente, la nostra vita, appunto con l'atteggiamento dell'affetto e dell'amore verso il Signore, la fiducia in Lui. Chiediamo a San Giorgio che ci aiuti in questo cammino che Lui ha saputo fare. Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Per Cristo Gesù, risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unico Figlio. Chi crede in Lui non muore, ma ha la vita eterna. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto da Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio. Chi crede in lui non muore, ma ha la vita eterna. Alleluia. Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio nostro Padre. Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio. Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode e donaci oggi l'esperienza del tuo amore. Sostieni con il tuo spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano. Fa che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra. Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli e di trasformare il mondo intero in un'offerta a te gradita. Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno. Fa che tutto il nostro tempo sia scandito dalla tua lode. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che hai unito la passione del Cristo, tuo Figlio, il glorioso martire, San Giorgio, per sua intercessione fa risplendere su di noi la tua potenza e sostieni la nostra debolezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di San Giorgio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.